Ciao Davsim, quali sono, chi sono i giovani della Serie A più interessanti? Parliamo di giovani che giocano in Italia, ma non necessariamente che sono italiani. Però parliamo anche di italiani della nostra federazione, dei nostri azzurri, in particolare degli azzurrini che da domenica 14 luglio si apprestano a disputare l'Europeo Under 19 in Armenia. L'Armenia è nel nostro girone, sono due gironi, abbiamo Spagna, Portogallo e Armenia. Esordiremo proprio domenica contro il Portogallo, poi il 17 contro l'Armenia, ultima partita contro la Spagna. Parliamo degli azzurrini del CT Carmine Nunziata che ha diramato le convocazioni definitive, sono 20 giocatori in questi giorni, quindi parliamo anche di quelli che sono stati i giocatori convocati, di chi sono i giocatori di maggior valore, della provenienza di questi giocatori e della prospettiva che hanno. E poi vorrei provare insieme a voi a parlare di quelli che sono invece, come dicevo, i giovani più interessanti nella Serie A, tenendo conto anche degli stranieri, parlando però in quel caso degli under 21, perché limitandoci soltanto agli under 19, probabilmente avremmo uno spettro troppo ristretto, non solo, ma in realtà di under 19 in Serie A ce ne sono veramente pochi e quindi ci sarebbe ben poco da dire. Allora, partiamo con il dire che questo torneo, l'Europeo under 19, si disputerà tra il 14 ed il 30 di luglio, appunto in Armenia. Sono 2 settimane perché sono solo due gironi, quindi poi si passa direttamente alle semifinali. I 20 convocati dal CT Carmine Nunziata sono due portieri: Marco Carnesecchi dell'Atalanta, 19 anni, valutazione 300.000 euro, e Alessandro Russo del Genoa, 18 anni, nessuna valutazione. Molti di questi giocatori non hanno una corrispondente valutazione di mercato secondo Transfermarkt in questo momento, segno che sono veramente dei giovanissimi di pochissima esperienza, quasi nulla a livello professionistico, anzi nella stragrande maggioranza dei casi è proprio un'esperienza nulla. I difensori sono Nicolò Armini, Lazio, 18 anni, nessuna valutazione; Gabriele Bellò di Milan, 18 anni, valutato 125.000 euro; Antonio Candela, Genoa, 19 anni, 500.000 euro; Gabriele Corbo, Bologna, 19 anni, 800.000 euro; Niccolò Corrado, Inter, 19 anni, 200.000 euro; Paolo Gozzi Igweuru della Juventus, uno dei tanti convocati della Juventus, 18 anni, nessuna valutazione di mercato attuale; e Destiny Udogi Yenoma del Verona, 16 anni, è il più giovane di questo gruppo, nessuna valutazione di mercato ovviamente, proprio per quanto è giovane. I centrocampisti: Nicolo Fagioli, anche lui della Juventus, 18 anni, nessuna valutazione, qualche convocazione in prima squadra ma nessuna presenza ufficiale; Lorenzo Gavioli, Inter, 19 anni, 300.000 euro; Gianfreddi Greco, Torino, 18 anni, nessuna valutazione; Hans Nicolussi Caviglia, Juventus, presenze ufficiali per lui, oltre a convocazioni anche in Champions League, 19 anni, forse già detto, 500.000 euro; Manolo Portanova, anche lui della Juventus, 19 anni, 800.000 euro, e ha giocato nell'ultima partita di campionato di questa stagione, il 26 maggio a Genova contro la Sampdoria, ha fatto un bellissimo assist. E poi c'è Samuele Ricci dell'Empoli, 17 anni, nessuna valutazione. Chiudiamo con gli attaccanti: Davide Merola, Inter, 19 anni, 500.000; Elia Petrelli, Juventus, 17 anni, nessuna valutazione, ma è il bomber, uno dei migliori della primavera della Juventus, dell'Under 19 della Juventus; Roberto Piccoli, Atalanta, 18 anni, nessuna valutazione; Giacomo Raspadori, Sassuolo, 19 anni, 500.000 euro. E poi abbiamo l'unico che vale veramente tanto, parliamo dell'attaccante dell'Inter, Salcedo Mora, è di Anthony, 17 anni, che vale 2 milioni di euro. Questi sono i giocatori. Vi chiedo nei commenti se qualcuno di questi lo conoscete in particolare, da chi vi aspettate qualcosa di significativo. Io non mi baso moltissimo sulle valutazioni di mercato, proprio perché vedete, molti magari valgono qualcosa, anche più di qualcosa a livello tecnico, ma peccano di esperienza professionistica e solo per questo non hanno una valutazione di mercato. Però devo dire che è abbastanza indicativa come cosa. Ad esempio, il fatto che Nicolussi Caviglia valga in questo momento 500.000 euro o Portanova 800.000 è giustificato anche dalle presenze professionistiche, così come dall'età e dal rendimento nelle giovanili praticamente. Passiamo però a questo punto a quelli che sono invece i giocatori, come già vi dicevo, under 21 più interessanti della Serie A, solo della Serie A, quindi del calcio italiano di massimo livello. E partiamo naturalmente con Federico Chiesa. Vi dirò per ciascuno di questi che cosa mi aspetto nella prossima stagione e che cosa suggerirei per loro in termini di programmazione sportiva. Federico Chiesa, ottobre 97, quindi deve ancora compiere 22 anni, ne ha 21, valutazione 60 milioni, è l'under 21 con la più alta valutazione di mercato in questa Serie A. Parliamo di un giocatore sicuramente molto molto interessante. Come la penso su di lui, molti di voi già lo sanno perché ne ho già parlato.
In buona sostanza, Chiesa è secondo me un giocatore che ha ottime prospettive, ottime qualità, ma deve ancora confermarsi, consolidarsi e dimostrare che tipo di giocatore è. In questo momento non è né carne né pesce, non tanto a livello tattico, ma proprio di interpretazione tecnica della partita. Parlo soprattutto delle scelte che fa e a volte sbaglia, negli ultimi 30 metri, anche negli ultimi 20, e del fatto che molto spesso va a testa bassa invece di guardare i compagni. Ha insomma dei difetti, mi fa piacere che Commisso se lo voglia tenere perché secondo me Chiesa ha bisogno di continuare a crescere nella Fiorentina. È quello che dicevamo anche ieri in live su Ciao da Avsim con l'amico Alessandro Catto, che vi invito a seguire sul suo canale YouTube, tifoso della Fiorentina. Scendendo di livello arriviamo a Gigio Donnarumma, nato a febbraio 99, quindi 20 anni li ha compiuti quest'anno, valutazione 55 milioni. È uno dei più giovani, tra i giovani e tra i più famosi al mondo, tra quelli italiani, inevitabilmente, visto che sono molti anni che si parla di lui. Infatti qualcuno avrà pensato: caspita, ma ha ancora 20 anni? Eh sì, se ne parla, si parla di lui da almeno 3 anni, ed è sicuramente uno dei portieri più forti del panorama italiano, della Serie A e quant'altro. A me però non piace molto, secondo me ha dei difetti a livello tecnico, non sfrutta bene il suo fisico, e quando dico a livello tecnico intendo di approccio, proprio di intervento come tipo di parata. I tipi di parata che fa Donnarumma sono abbastanza, diciamo, ha un, come dire, un bagaglio abbastanza ristretto di interventi, e molto spesso non copre adeguatamente lo spazio della porta. Insomma, può migliorare a livello tecnico, deve assolutamente farlo. Si sta parlando di una cessione di Donnarumma da parte del Milan, perché potrebbe non essere intenzionato a rinnovare, e quindi il Milan non vuole ovviamente che si svaluti o che lo ceda ad un prezzo ridotto, ma pare invece che Donnarumma possa anche essere intenzionato a rinnovare con il Milan. Io credo che a Donnarumma serva un'ulteriore esperienza in Italia con il Milan da titolare, sfruttando l'arrivo di Marco Giampaolo, di cui parlerò anche per i prossimi giocatori di qui in avanti, quelli che riguardano il Milan naturalmente, che è un allenatore molto bravo, che valorizza i talenti, valorizza i giovani. Quindi credo e spero che Donnarumma possa trovare una consacrazione e una maggiore completezza tecnica con Giampaolo in panchina. Quindi Donnarumma resta al Milan e prova a crescere. Ken, febbraio 2000, quindi appena compiuto 19 anni, valutazione 40 milioni. Moise Ken è casa nostra, è amico mio, quindi pur parlandovi di giocatori di tutte le squadre, su Ken ovviamente sono molto ferrato, e anche di Ken sapete come la penso, ne ho parlato anche oggi in relazione ai movimenti di mercato sugli attaccanti. Per me Ken deve rimanere alla Juventus per due motivi: può continuare ad allenarsi con i migliori, tra cui Cristiano Ronaldo, e con Sarri, pur essendo Sarri uno che non fa tanto turnover, troverebbe però molto più spazio di quanto non ne abbia trovato con Allegri, che invece è uno che fa turnover ad ogni partita. Paradossale, ma sappiamo bene quanto Allegri sia sempre stato scettico nei confronti dei giovani, e quanto invece Sarri non si sia mai fatto problemi da questo punto di vista. Quindi per me Ken alla Juventus con Sarri potrà fare 20 presenze e 15 gol totali tra tutte le competizioni. Mi auguro quindi che rimanga alla Juve. Diversamente, l'esperienza Premier che si prospetta per lui andando all'Everton potrebbe essere l'unica alternativa sensata. Restare in Serie A ed andare in squadre che devono salvarsi, sinceramente non ha alcun senso, perché andrebbe ad abbassare il suo livello di calcio, e quindi arresterebbe la sua crescita, non solo a livello tecnico per quanto riguarda i compagni di squadra e il livello di calcio che si disputa in campo, che si vede in campo tra squadre che devono salvarsi, ma anche per quelle che sono le strutture. La Juventus si è all'eccellenza, e quindi è necessario, perché secondo me, restare o andare ad un livello simile. Andare in Inghilterra anche a squadre che non lottano per vincere il campionato è comunque un upgrade rispetto al resto della Serie A. Quindi dobbiamo guardare in faccia la realtà da questo punto di vista. Ken quindi per me deve restare, ma può veramente esplodere. Stiamo comunque aspettando il momento in cui esploda, sia per la Juventus sia per il bene della nazionale italiana e del calcio italiano. È veramente un grandissimo talento. Passiamo a Zaniolo, luglio 99, quindi compirà 20 anni, anzi l'ha già compiuti, l'ha compiuti pochi giorni fa, è stato il suo compleanno. Valutazione anche per lui, Transfermarkt, 40 milioni. Zaniolo è stato descritto direi abbastanza bene da Petrachi: ha fatto ottimi 6 mesi in questa prima stagione alla Roma, poi è andato un po' scemando, si è un po' perso. La diatriba con Di Biagio in nazionale nell'Under 21 può anche aver pesato. La speranza è che Zaniolo non si perda davvero, ha enormi qualità fisiche e tecniche, è molto interessante.
intelligente anche dal punto di vista tattico, ed è ancora una carta, un foglio bianco se vogliamo, cioè ci si può ancora scrivere nelle qualità di Zaniolo, si può ancora incidere migliorandolo e ampliando il suo bagaglio tecnico ed anche le sue conoscenze, diciamo le sue qualità anche di interpretazione tattica, cioè può aggiungere nuovi ruoli al suo bagaglio. Quindi ci sono tante speranze per Zaniolo, ma meno certezze per esempio rispetto a Ken, per fare appunto, per fare questo esempio, ma anche rispetto a Chiesa. Mi aspetto tanto, credo che Zaniolo debba anche lui restare alla Roma, non andare via in questa finestra di mercato, soprattutto non venire alla Juventus, perché Zaniolo alla Juventus, pur con Sarri, non troverebbe adeguato spazio per crescere, perché abbiamo troppi giocatori offensivi alla Juventus anche a livello di centrocampo, e quindi secondo me sarebbe in questo momento un azzardo, sarebbe uno spreco. Meglio che Zaniolo resti alla Roma, si faccia allenare bene da Paolo Fonseca e trasformi quello che è attualmente in qualcosa di più chiaro, di più definito e di maggior valore. Passiamo a Paquetà, agosto 97, quindi deve compiere in realtà tra poco 22 anni, sta per uscire da questa classifica di Under 21, valutazione 35 milioni. È stato preso l'anno scorso, o forse era il 2019, era gennaio che mi sembra che è arrivato, sì, Paquetà al Milan. Un grande acquisto secondo me, è un giocatore molto molto valido, l'ho visto giocare qualche volta e mi è piaciuto veramente molto. Ha grandi qualità tecniche, ovviamente deve migliorare dal punto di vista dell'intelligenza tattica. Ma proprio in questi giorni si sta parlando proprio di Paquetà in relazione a Giampaolo al Milan, perché se c'è un giocatore che Giampaolo può valorizzare al Milan, questo è proprio Paquetà. Cioè il classico giocatore da Giampaolo, classico centrocampista che Giampaolo adora e predilige. Per cui io mi aspetto tantissimo, non tanto, da Paquetà in questo Milan, in questa stagione con Giampaolo. Mi aspetto che diventi un titolare fisso e un giocatore assolutamente di grande concretezza nel panorama italiano, nella Serie A italiana. Mi aspetto che si parli molto bene di lui per tutta la stagione. Questo è quello che tra l'altro auguro anche al ragazzo. Passiamo a Gengiz Under, luglio 97, lui i 22 anni non li ha ancora compiuti, quindi lo inseriamo, li compirà se non sbaglio tra 3 giorni, oggi è 10 luglio, quindi lo inseriamo ancora in questa lista. Under, valutazione 35 milioni, onestamente un po' un'incognita, potrebbe essere valorizzato pure lui da Fonseca, ma non so se sarà titolare. Io da Under mi aspetto un exploit comunque, perché ha fatto vedere delle cose molto interessanti, però un po' per quello che è stata diciamo la tendenza di tanti giocatori della Roma, ha avuto degli alti e bassi, non è stato valorizzato adeguatamente, quindi la speranza è che possa invece confermarsi ad alti livelli, però non so se effettivamente resterà alla Roma e se sarà titolare. Milenkovic, difensore, ottobre 97, anche lui uscirà presto da questa classifica degli Under 21, valutazione 30 milioni. Come vedete è tra i giovani il difensore con maggior valutazione in Serie A e già questo depone a suo favore. Ne parlava tra virgolette male però Alessandro Catto, tifoso della Fiorentina di cui ho già parlato, che vi invito ancora una volta a seguire sul suo canale, ieri nella mia live congiunta con lui, partecipata con lui, ciao da Avsim, nel senso che diceva che da un punto di vista di personalità Milenkovic, no scusatemi, no, ho detto una fesseria, parlava di Pezzella, va bene, tralasciate questa parte, ho citato Alessandro Catto a sproposito, ma non è mai a sproposito, seguitelo lo stesso. No, lui parlava di Pezzella, no, invece Milenkovic è sicuramente un giocatore assolutamente interessante, che addirittura è stato nell'orbita della Juventus, non a caso. Credo che anche lui dovrebbe trovare una maggiore concretezza come prestazioni, essere confermato come titolare e magari far vedere cose interessanti e lanciarsi come un difensore di primo livello, perché in questo momento, vista l'esperienza ridotta che ha pur avendo un'elevata valutazione di mercato, non è ancora tra i primissimi che possiamo considerare, visto anche il ruolo, perché insomma ce ne sono tanti davanti a lui, però è veramente un difensore molto interessante e credo che debba restare alla Fiorentina, anche se non ho grandissima stima di Montella da un punto di vista tecnico. Passiamo a Lautaro Martinez, agosto 97, uscirà anche lui dalla classifica compiendo 22 anni tra poco, valutazione 30 milioni. Sono sorpreso dalla valutazione di Lautaro Martinez, perché ha fatto anche buone cose in Copa America con l'Argentina, anche se questa valutazione probabilmente è stata stilata prima della Copa America, ma in generale si è distinto bene nell'Inter. Si temeva che potesse essere un nuovo Gabigol, invece ha dato conferme, è veramente un giocatore interessante. Ora non so che spazio potrà avere con Dzeko, Lukaku anche se con la cessione di Icardi, dovrebbe comunque rientrare nel pacchetto avanzato di Antonio Conte, anzi potrebbe essere lui il titolare insieme a Lukaku, con Dzeko a fare la riserva, ed è qualcosa che probabilmente tutti si aspettano. Credo che Lautaro Martinez con Conte possa trovare nuova linfa e migliorare tanto. Si parla però anche di una cessione importante per lui. Io non credo che sia necessario per Lautaro Martinez restare all'Inter, perché è un giocatore secondo me valido, che ha già delle qualità nel suo bagaglio tecnico che gli consentono di giocare e di esprimersi anche ad alti livelli altrove, quindi non ho nessuna richiesta particolare, nessuna aspettativa particolare. Secondo me può andare anche fuori dall'Inter se l'Inter lo riterrà e se lui riterrà di dover monetizzare magari la sua qualità in questo momento, e farà bene anche fuori. Lo vedo molto molto bene nella Liga, Lautaro Martinez.
Passiamo a Cutrone, gennaio 98, quindi 21 anni da poco, 28 milioni. Cutrone deve assolutamente salire in rampa di lancio e confermarsi e consolidarsi. È il suo momento. Ha appunto questi 21 anni, quindi non può più essere considerato un giovanissimo, deve consacrarsi. Credo che possa trovare poco spazio nel Milan. Perché ha Piontek davanti, anche se ripeto, Giampaolo è uno che valorizza veramente tutti e valorizza in particolare i giovani. Quindi sono un po' indeciso. Probabilmente Giampaolo saprà cosa fare di Cutrone, ma temo che possa trovare troppo poco spazio. Vi chiedo a questo punto di rispondere voi sulla collocazione, di questa prossima stagione di Cutrone, cosa gli fareste fare? Io sono veramente abbastanza indeciso. Mi fido di Giampaolo, spero nel meglio per Cutrone perché abbiamo bisogno di lui anche a livello di nazionale, ma ho qualche timore che possa arrestarsi la sua crescita se resta al Milan anche in questa stagione. Passiamo a Tonali che è appena arrivato in Serie A, maggio 2000, 19 anni, 25 milioni. Di Tonali si parla benissimo da molto tempo, anche lui ha ricevuto l'interesse della Juventus e non solo, se ne parla a tutti i livelli. Credo che sia un giocatore con la testa sulle spalle, un ragazzo molto intelligente che vorrà confermarsi in Serie A con il Brescia dopo un'ottima stagione in Serie B. Quindi vorrà giustamente mettersi in luce in quella che è la sua piazza in questo momento e io credo che potrà assolutamente farlo, affermandosi molto bene. È possibile che il Brescia riesca anche a salvarsi, anche grazie a lui, e quindi in questo momento non lo sposterei. Credo sarebbe prematuro un trasferimento altrove per Sandro Tonali in questo momento. Ditemi come la pensate. Secondo me c'è bisogno di almeno un altro anno di crescita in Serie A con il Brescia per poi approdare altrove. Abbiamo poi Diawara che è appena passato alla Roma dal Napoli, luglio, no scusatemi, sono passato oltre perché c'era ancora qualcun altro, c'è Justin Kluivert, maggio 99, appena compiuto 20 anni, valutazione 20 milioni. Su Kluivert abbiamo più o meno lo stesso discorso di Cengiz Under, grandi qualità, ha fatto vedere ottime cose, alti e bassi però, troppi alti e bassi, troppa discontinuità. Non so onestamente se Fonseca si affiderà a lui, non so se ha mercato. Non ne ho la minima idea. È un giocatore comunque molto interessante che, diciamo, secondo me, ecco, posso dire questo, può ampliare anche lui il suo bagaglio tattico, può inserire qualche ruolo in più, può perfezionarsi nell'espressione di gioco. Mi aspetto questo da Justin Kluivert in questa stagione guidato da Fonseca se resterà alla Roma. Kwame, dicembre 97, quindi compirà 22 anni quest'anno, 15 milioni di valutazione. È uno dei giocatori più interessanti delle squadre di bassa classifica, è sicuramente il giocatore più interessante del Genoa. Credo sinceramente che restando al Genoa potrebbe consolidarsi, ma ho qualche dubbio. Non so però se è il momento giusto per Kwame di cambiare finalmente squadra. Ho sentito che si è parlato comunque abbastanza di mercato nei suoi riguardi, però forse è il momento di restare ancora un po' al Genoa a confermarsi e a crescere ulteriormente. Ho qualche dubbio, diciamo, che non possa essere un po' presto per lui per fare il salto di qualità. Cristian Romero, aprile 98, quindi 21 anni. Pure lui da poco, anche lui valutazione 15 milioni, anche lui del Genoa, come sapete, è stato acquistato dalla Juventus per 30 milioni ed è stato poi lasciato al Genoa, appunto, ha fatto le visite mediche, resta al Genoa in prestito e secondo me l'operazione è andata benissimo, quindi su Romero non c'è nulla da dire, è un difensore molto molto interessante, è già passato ad una grande società, ma rimanendo in prestito nel suo Genoa, quindi la destinazione e il destino del prossimo futuro di Romero è già scritto, sono già scritti. Theo Hernandez, ottobre 90. In realtà compirà 22 anni anche lui quest'anno, 15 milioni di valutazione e è appena arrivato al Milan dal Real Madrid. Onestamente non so moltissimo di questo giocatore, però essendo un nuovo acquisto non c'è molto da dire su quello che dovrà fare la prossima stagione. Ci aspettiamo semplicemente che non sia un flop, che sia un acquisto ponderato, oculato, valido da parte della nuova dirigenza del Milan e che sarà inserito molto bene da Marco Giampaolo. Demiral, marzo 98, 21 anni, valutazione 15 milioni. Come sapete, è arrivato alla Juventus. Un acquisto veramente formidabile, questo di Demiral da parte della Juventus. Sarà nella rosa titolare della Juventus, sarà quindi impiegato, farà le sue presenze e mi aspetto una crescita veramente esponenziale di questo giocatore. È forse fin qui il giocatore più interessante che ho nominato, insieme a Ken, sicuramente a Zaniolo, forse Paquetà e Tonali. Cioè, rispetto a pochi, insieme a pochi altri, è veramente un crack, secondo me, Mary Demiral, e farà grandissime cose. Cosa dovrà fare in questa stagione? Restare alla Juve, non andare in prestito, restare alla Juve, fare non tantissimo minutaggio, ma crescere all'ombra dei grandi della difesa della Juventus, sfruttando uno degli ultimi Chiellini. È un privilegio e non va assolutamente sprecato. Passiamo adesso sì a Diawara, dicevo, passato alla Roma dal Napoli, luglio 97.
compirà tra poco, appunto 22 anni, 15 milioni di valutazione anche per lui. Credo che Diawara sia un po' un trasferimento necessitato dal Napoli alla Roma per un discorso, ecco, di questo trasferimento poi incrociato che c'è stato con il Napoli, però onestamente a quanto mi pare di capire Diawara in realtà è stato chiesto da Fonseca e quindi può essere un giocatore che viene valorizzato nel centrocampo della Roma. Ecco, da Diawara mi aspetto di diventare che diventi un titolare consolidato, confermato, ecco, senza più titubanze, perché fino adesso è stato un giocatore un po' un punto interrogativo, non ha giocato tantissimo nel Napoli, penso che possa trovare rilancio e slancio nella Roma con Fonseca, diventando quindi uno dei centrocampisti titolari della Serie A. Siete d'accordo su questo? Passiamo ad Alessandro Bastoni, aprile 99, quindi 20 anni per lui quest'anno, 15 milioni di valutazione, difensore dell'Inter, in prestito, è stato in prestito al Parma, su di lui tante chiacchiere per quanto riguarda le plusvalenze, è un difensore assolutamente valido, interessante, io gli auguro però in questa stagione di trovare continuità di presenze, quindi in questo momento non so quale sarà il suo destino a livello di mercato, ma spero che vada in una squadra di media classifica italiana perché è di quel livello almeno, cioè se la merita, non è di un livello inferiore a fare il titolare, a giocare tanto e a confermarsi per poi la prossima stagione eventualmente ambire ad una destinazione migliore. Vi sto stancando tantissimo, ma abbiamo quasi finito. Pollirola, agosto 97, anche lui uscirà da questa classifica tra poco, 13 milioni di valutazione, terzino del Sassuolo. Veniamo ad alcuni giocatori del Sassuolo, ci sarà tra poco anche Locatelli e poi Rogerio. Credo che Lirola sia un terzino molto interessante, ma secondo me la sua crescita si è leggermente arrestata. Quello slancio che lo proiettava in futuro verso una grande piazza, forse è venuto meno. Mi aspetto una stagione in rilancio, in crescita da parte sua, proprio per smentire queste sensazioni e poter poi finalmente fare un trasferimento importante la prossima stagione. Veniamo appunto a Manuel Locatelli, gennaio 98, sembra strano, ma ha ancora 21 anni, 12 milioni di valutazione ed è stato molto molto valorizzato da De Zerbi, che ha tirato fuori il meglio di lui, il meglio da lui, cioè non è più un giocatore acerbo che fa tra l'altro molti falli e prende tanti gialli, ma è un giocatore con una collocazione tattica precisa che riesce ad esprimere nel campo le cose migliori, le sue migliori qualità, accantonando invece i suoi difetti. Quindi chiedo, spero che Locatelli resti al Sassuolo con De Zerbi, da De Zerbi, almeno per un'altra stagione, per poi vedere che cosa ne sarà ed eventualmente sfruttare sull'onda dell'entusiasmo anche un trasferimento importante l'anno prossimo. Dragoschi, agosto 97, quasi 22 anni, valutazione 10 milioni, è l'unico portiere oltre a Donnarumma in questa classifica ed è un portiere molto molto interessante. Potrebbe rimanere la Fiorentina, ma si parla anche di una cessione, in qual caso la Fiorentina prenderebbe Perin. Siamo quindi in bilico in questo momento, in questo 10 luglio, rispetto a questa notizia. Credo comunque che Dragoschi sia un portiere assolutamente valido e che debba semplicemente trovare conferme, consolidarsi da titolare di una squadra importante comunque come la Fiorentina, nonostante abbia fatto una pessima classifica la scorsa stagione, perché è un portiere che deve sicuramente ancora esprimere, può ancora esprimere tanto, è giovane, ha 22 anni, sei molto più giovane da portiere che non da terzino, ovviamente essendo una differenza di ruolo, quindi mi aspetto che dovunque vada, anche restando alla Fiorentina, sia titolare e possa far vedere grandi cose. Passiamo a Rogerio, gennaio 98, 21 anni, valutazione 10 milioni. Anche qui, come per Lirola, siamo ad un difensore. Forse Rogerio è un po' più forte di Lirola, terzino sinistro. Stiamo parlando di un terzino molto interessante che con De Zerbi ha trovato anche lui conferme, ha mostrato conferme e può, secondo me, rilanciarsi ulteriormente. Non è neanche per lui, secondo me, il momento del trasferimento importante. Quindi vorrei che anche lui restasse al Sassuolo, guidato da De Zerbi, per continuare ad esprimere le sue qualità. Ultimi due giocatori, perché mi sono fermato scendendo ad una valutazione di almeno 10 milioni, non sono sceso sotto i 10 milioni. Parliamo di Caramò, luglio 98, 21 anni, quindi sì, è praticamente già compiuti 10 milioni di valutazione. Non è un giocatore che mi piace molto, dico la verità, mi sembra un giocatore molto estroso, ma anche poco concentrato nel campo. Perde molto facilmente la concentrazione, quindi è discontinuo anche nell'arco della stessa partita. È un giocatore dell'Inter, come sapete, è stato lanciato alla scorsa stagione, se non sbaglio, anche in precedenza addirittura, in particolare in Coppa Italia,
con alcune partite giocò per esempio con il Pordenone, ricordo, per il resto ha fatto sicuramente la primavera. Di lui si parla bene a livello di mercato, però ripeto, io ho qualche dubbio. Secondo me deve trovare un contesto, non so se resterà all'Inter, ma deve trovare un contesto con un allenatore che gli faccia capire che deve rimanere concentrato nelle partite e che deve sfruttare le sue qualità senza cercare troppo di esprimere un estro che a volte può essere fine a se stesso. Questo mi sento di dire su Caramo. E chiudiamo con Pinamonti, maggio 99, quindi appena compiuto 20 anni, valutazione 10 milioni, appena passato dall'Inter proprio al Genoa per 18 milioni, grande acquisto. Pinamonti ha fatto vedere ottime cose nel mondiale Under 20, è un giocatore assolutamente valido, ci aspettiamo da lui una crescita esponenziale a suon di gol. Nel Genoa sì, che ha bisogno comunque, come tutte le squadre che devono salvarsi, di gente che stia lì davanti a segnare, e credo che Pinamonti sia il ragazzo giusto per questo obiettivo. Poi potrà fare un trasferimento ancora più importante, magari nei prossimi 2 anni. Bene, mi fermo perché ovviamente sono andato lunghissimo, ma era inevitabile, vi ho parlato di decine di giocatori, spero che questo video vi sia risultato interessante e che non mi sono sgolato inutilmente, ma vi ringrazio in ogni caso per l'attenzione, mi aspetto una valanga di commenti con le vostre osservazioni su almeno alcuni, due o tre facciamo almeno a testa di questi giocatori, facciamo un buon dibattito, qui passa il calcio italiano, di qui passa il calcio italiano del futuro, da questi approfondimenti, da questi ragionamenti, allora a voi la parola. Like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video che saranno, come sapete, un pochino più brevi di questo. In descrizione ci sono anche i link per seguirmi sui social, mi raccomando fatelo, e se volete contattarmi in privato c'è il mio sito avsin.video, sempre linkato in descrizione, e sempre forza Juve!